Pokémon, ragazzi, qui è Frozen che vi parla e benvenuti in questo nuovo episodio di Pokémon Diamante Lucente su Nintendo Switch. Siamo poco prima di Camilla per il primissimo rematch della Lega Pokémon. Nello scorso episodio abbiamo fatto tutti i Super 4, easy peasy. E adesso siamo pronti eventualmente per sfasciare di botte. Sottolineo, sfasciare di botte. Camilla, io nello scorso episodio ho messo Quake primo, ma metterei Pacific. E vedrei un po' con Attacco X cosa riusciamo a tirar fuori contro Camilla. Perché secondo me possiamo sfasciarla. Eventualmente potrei anche non usare gli attacchi X e vedere cosa riesco a tirar fuori senza. Vediamo un po', vediamo un po'. Sarebbe interessante. Solo che ho un po' paura che mi sfasci. Vabbè, proviamo con Ombra Blu, dai. Dovrebbe essere un po' la sua nemesi contro... Aspetta, ha anche Sbigo Attacco, se non mi ricordo male. Vediamo un attimo così, con Pacific. Tanto devo comunque usare Levito Roccia. Siamo pronti per il rematch contro Camilla. Ehi là, tutto bene? Di recente sono andata a trovare mia nonna Memory e dopo tanto tempo mi ha parlato di te in toni entusiastici. La cosa più importante per un allenatore è lottare e vincere, ovviamente. Però credo che ci si possa considerare allenatori, a pieno titolo, solo quando si riesce a rendere felici le persone e i Pokémon che si incontrano. Sono contenta che oggi ci sia tu qua a fare la mia sfidante. Io, Camilla, lotterò con te al massimo delle mie capacità. Seconda partita contro Camilla, primo rematch del gioco. Poi ci sarà il secondo rematch dove avrà anche una squadra diversa, mi pare. Non lo so, non me lo ricordo. In realtà non l'ho visto. Parte la sfida contro Camilla, campionessa, che manda in campo sempre Spiritomb. Va bene, Spiritomb. È tempo di massacrarti. Allora, Spiritomb fa pressione. Ok, io farei Levito Roccia. Ok, sono più veloce io, però non ha usato... Sbigo Attacco. Vediamo cosa usa. Un Aero Pulsar. Non dovrebbe farmi quasi nulla, no? Sono acciaio. Cheat. Non dovrebbe farmi nulla. Cheat. Io eventualmente un attacco X, per non saper leggere né scrivere, lo userei. Giusto perché non ho voglia di sprecare tempo facendo eventualmente tipo danza spada e quegli affini lì. Quanto fa palla ombra? Ma pochissimo. No, aspetta. Difesa speciale diminuisce. Vabbè, io me la rischierei comunque. Non voglio curarmi. Mi curerei, ma non voglio curarmi. Voglio provare a usare meno oggetti curativi possibili. Capito, gli faccio comunque pochissimo. Questo mi sciotta. Ok, va bene. Questo mi va bene. Allora, abbiamo visto che le mosse fisiche non gli fanno granché. Vediamo le mosse speciali. Vediamo, allora. Vediamo Pallombra, che è speciale. Quanto gli può fare? Pallombra gli fa un bot. Ah, brutto colpo. Vabbè, ci sta, comunque ho l'abilità per i brutti colpi. No buono questo. Questo no buono. Fuoco fatuo. Mi vuole diminuire l'attacco. Oltre ovviamente ai danni turno per turno. Va bene. Facciamo palla ombra allora. Sperando che non spari una ricarica tot, perché porca miseria. Mi sa che la spara il turno dopo la ricarica tot. Nero Pulsar. Poco danno per fortuna. Però non vale, cioè lei le ricariche tot le usa, io non posso usarle, che sta truffa. Eccola qua, la ricarica tot. Quanto danno gli facevo io con palla ombra? Senza crittare meno di metà vita, vero? Sì, meno di metà vita, però gli ho diminuito la difesa speciale anch'io. Juicy. Ma mi sa che al turno dopo ci crepo se continuo così. Non lo so, boys. Una ricarica tot gliela sparerei. Perché è un K-Pacific che ho voluto sgravare. Ma non iniziamo così perché sto... Se no, mi crepa. Nero Pulsar, ok. Va bene. Scende qualcosa? Niente? No, tutto a posto. Allora, io una palla ombra gliela sparerei. Ora gli faccio molto più danno. Se critto, forse è one hit KO. Ma non critto. Peccato. Nero Pulsar. Strano che ancora non vi abbia fatto Sbigo Attacco. Ma faccia comunque Nero Pulsar. Forse sta aspettando la kill.
Non ne ho idea. Vabbè, questa dovrebbe essere la nostra prima kill comunque. Perfetto, Spirit Bomb KO. Madonna, fortissima comunque Camilla, eh. Allora, Milotic. Tecnicamente Milotic ha questa brutta abitudine di avere la fiammosfera. Ma se io gli faccio tossina prima, sono molto più ignorante. Ok, le rocce colpiscono l'amico. Io farei tossina. Così. Così tu non ti infiammi più con la fiammosfera. E sono contento. Gelo raggio, è vero. Ah, che male. Ma neanche tanto, ti dirò, eh. In realtà pochissimo. Sono un po' preoccupato per fargli il giga assorbimento adesso, però. Perché se scendo sotto un certo tot, ricarica tot. Ricarica tot. Ricarica tot al turno dopo. E gli entra anche la fiammosfera. Male, male. Dovevo aspettare ancora un turno, secondo me. Non l'ho sciotta. Guarda. No, ma aspetta, la ricarica tot la usa adesso, no? Forse riesco comunque a sciottarlo. Aspetta, vediamo un attimo. Ah, non la usa? Strano. Mi aspettavo che invece la usasse. Va bene, va bene. Apprezzo. Ho voluto rischiare io. Il rischio è stato gradito. Lucario. Lucario. Capito. Il punto è più veloce Lucario o sono più veloce io? Perché in caso qua ci sta la giocata, eh. Siamo alla parità di livello. 252-252 mi sa che rimane comunque più veloce lui. Vediamolo. Sì, è più veloce lui. Wow! Ciao Breloom. Non sapevo che ce l'avesse. Non ho visto le mosse, non le ho volute vedere. Brutta adesso. Anche se gli faccio fuoco fatuo cambia ben poco, perché comunque è un attaccante speciale, non fisico. Forza sfera. Vediamo quanto danno fa. Io sono un bel difensore, eh. Ok. Vabbè, almeno un po' di danno ogni turno entra. Ed è la cosa che principalmente volevo. Facciamo fulmine, giusto per vedere i danni. Ecco la bacca. Let's go! Bacca kiwi is the way. Buoni sti danni, buoni! Ma sai che forse zitto zitto, fulmine... Al turno dopo fai buchi? Ok. Fulmine più bruciatura. Let's go. Chi manca? Manca Roserade, giusto? Roserade, ok. Dovrei essere comunque più veloce io, Cristo santo. Cioè, ok che è 252 in velocità quella cosa lì. Sicuro, perché è troppo veloce. Ma un Baldeali, cioè, dovrei mandarlo a casa. Ma proprio a casa. No, attacca prima lei. Ma cosa vuol dire? Ma come fa? Poi dimmi che non è anomalo. È super anomalo. Va bene, fra. Vediamo chi è il Roserade migliore qua dentro. Fango bomba. Qua sono più veloce io, eh. Ok. Onesto, brutto colpo. Togekiss.
scusate un attimo, Togekiss mi devo ricordare se è folletto in sta gen. Perché se gli hanno messo il folletto... Sì, è folletto. No, allora lo tengo. Non potrà mai essere più veloce di me, mai nella vita. Mai nella vita. Non ce la... Non può. Non può. Ok, sono più veloce io. Ok, buono. Buono, one shot. Ok, Garchomp. Amico mio. Già lo scheggia. Ti massacro, fra. Fra, ti massacro. Anche se mi hai messo alle strette, mi sto divertendo come non mai. Eccolo qui. Garchomp. Carissimo. Hai la bacca. So che hai la bacca, ma io te lo faccio comunque. Era one shot. Era one shot. Cosa fa adesso? Mi one shotta? Cosa fa? No, danza spada. Decide di morire. Va bene. Non è ancora finita. Non ti lascerò vincere con facilità. Sarebbe un peccato. Oh, sono solo di un livello sopra comunque, col mio mamma swine. GG. Vinto. Let's freaking go. Semplicemente eccezionale, una lotta a dir poco straordinaria. Beh, GG per noi. Nel corso delle tue avventure hai coltivato l'amore per i Pokémon, hai stretto un solido legame con loro e hai affinato le tue abilità di allenatrice. Durante la nostra sfida sono riuscita a intravedere tutto questo e ciò mi ha reso molto felice. Sei davvero un'allenatrice degna di entrare nella sala d'onore. Prendi l'ascensore. Seconda volta nella sala d'onore. Seconda di tre, perché poi c'è il terzo rematch, che però non faremo immediatamente perché... Non è mio interesse farlo subito. Bravi noi, bravi noi. Questa è andata ovviamente molto molto meglio della prima volta che ho sfidato la Lega, per ovvi motivi. E penso che per la prossima Lega ancora avrò un altro team. La stanza più avanti è la sala d'onore. La tua ultima lotta è stata splendida. Oh, salve Prof. Rowan. Che una ragazzetta a cui avevo chiesto aiuto col Pokédex potesse arrivare fin qui, non potevo fare a meno di assistere a questo momento di gloria. Guarda come sei cresciuta da quando ci siamo conosciuti. Ormai non posso più considerarti una bambina. Sei diventata un'allenatrice formidabile. Professore, il suo dono di scovare giovani talenti non delude mai. Da questa parte, per favore. Anche lei, per cortesia. Non mi ricordavo che la prima volta entrasse anche lui. Cioè, questa cosa non me la ricordo. Forse è entrato. Ero troppo contento di aver battuto Camilla. Sono venuto qui molte volte, ma sono sempre emozionatissimo. È una reazione naturale, professore. Questa stanza raccoglie i sogni, le speranze e la fatica dei Pokémon e degli allenatori che lottano per eccellere. Eccoti finalmente nella sala d'onore. I vostri nomi verranno registrati qui per i posteri. Qui saranno immortalati i ricordi delle avventure che hai vissuto finora. Registra in questa macchina il tuo nome e quello dei tuoi Pokémon. Vi siete meritati questo onore superando le ardue lotte della Lega Pokémon. Opla! Andata, eh? Raga, è andata. Anche la seconda Lega l'abbiamo fatta. Nello scorso episodio alcuni si sono lamentati che ho usato... Anzi, nello scorso episodio, nella scorsa lotta contro Camilla, alcuni si sono lamentati che ho usato troppi oggetti, a detta loro. Adesso sicuramente qualcuno mi dirà, ma non vale, avevi Pokémon di livello alto. Qualcuno si lamenterà, c'è sempre. Però, hey, ce l'abbiamo fatta. Cosa ho usato? Una ricarica tot, giusto per sicurezza. Per il meme, boh. GG. Ecco qua. Campionessa della Lega Pokémon. Per il prossimo rematch penso che non avrò nemmeno lo starter. Penso di non portarlo. Vorrei portare Gastrodon. Porterò Gastrodon, mi sa. Si può skippare. Si possono skippare i titoli di coda adesso, sì. Oh sì, let's go. Si possono skippare. Non era assolutamente mia intenzione rivederli per la millesima volta. Quindi adesso ho un altro rematch da fare contro la Lega. Mamma dice qualcosa? Riposati un po'. Va bene. Fine proprio.
Ok, e qua abbiamo dato. Signore e signori, è stato un piacere. Adesso alla fine ci mancano le cose secondarie, ovvero l'ultimo rematch della Lega. Heatran, Giratina Forma Origine, i tre regi, Regi Gigas. Basta, credo. Poi vabbè, i leggendari che si trovano al parco Rosa Rugosa, cose del genere. Quindi vi aspetto in caso. Grazie della visione, spero vi sia piaciuto questo episodio contro Camilla. Non è ancora finita, c'è ancora un po' di roba da fare. Alla prossima!